Buongiorno, questa è la redazione di Shaker dal sito Binario 95. Incominciamo la puntata del 5 gennaio 2012, puntata che sarà dedicata soprattutto alla Befana, la differenza c'è tra l'Epifania, la festa religiosa e la Befana, domani 6 gennaio. Iniziamo con le note dolenti, ossia la Repubblica, martedì 3 gennaio 2012, la stangata sul Lazio, ne parla Mario. Sì, gli aumenti nel Lazio erano stati annunciati e immancabilmente sono scattati. Aumentano di 2,6 centesimi l'imposizione fiscale sulla benzina nella nostra regione, così come è aumentata anche l'addizionale IRPEF. Nei piani dell'assessore al lavoro Mariella Zezza, nel 2012 gli sforzi saranno concentrati sugli inserimenti del lavoro dei giovani e anche sul reinserimento dei lavoratori tra i 40 e i 45 anni. Invece, dice Tommaso Ausili, consigliere regionale della CISL, che il settore più in crisi è sicuramente l'edilizia, seguita dal settore metalmeccanico, commercio e servizi. Praticamente sono tutti in crisi. La crisi c'è ed è evidente, cerchiamo sempre di notarla e di mandare avanti sempre l'ottimismo. Purtroppo ci sono anche altre notizie, ha colpito l'edilizia, i servizi, colpisce anche in questo caso gli ippodromi. Vediamo il messaggero, Camannelle, ultima corsa, Renato. Sì, da una notizia di martedì 3 gennaio, la crisi chiude gli ippodromi. Da 130 anni l'ippodromo di Capannelle ha ospitato il derby, la più importante tra le corse italiane di galoppo, nella sua cornice Liberty e tracciato all'inglese. Il calo degli spettatori, la riduzione di contributi e premi rischiano di mandare sul lastrico 50.000 famiglie. Si ferma anche Tor di Valle. L'ippica dà lavoro a 60-70 mila persone. Il cavallo è parte dell'identità del nostro paese, uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy nel mondo. È cambiato un'epoca, pare, cambiano anche i divertimenti. Sono finiti i tempi di febbre di cavallo. Speriamo che queste brutte notizie non vi scoraggino e che trovate sempre ottimismo nel seguire la nostra rassegna stampa. Vediamo le belle notizie. Redattore sociale, Scuola di Musica a Casal del Marmo, ne parla Mario. Sì, per gli oltre 50 ragazzi dell'Istituto Penale Minorile di Casal del Marmo, da gennaio di quest'anno inizieranno i corsi di musica per imparare a suonare strumenti musicali e ci saranno anche il corso per fonico, tecnico del suono e sedute di musicoterapia. Ad annunciarlo la governatrice del Lazio Renata Polverini, che ha visto l'istituto il 31 dicembre in occasione del concerto di Tino Mancino. Ci sono artisti importanti che offriranno il loro impegno a titolo gratuito e è un gesto di attenzione che sicuramente ai ragazzi farà tanto piacere. A loro noi gli auguriamo un futuro migliore e da tutta la redazione di Shaker. Chiara Palombini, Presidente della Regione, sia recata a Casal del Marmo, una bella notizia. Speriamo che si proseguino queste visite verso i luoghi chiusi, dove purtroppo non ci si può esprimere a libertà. Vediamo un'altra notizia. Il Circo Corsaro, ragazzi Roma di Scappia Insieme, come in qualche modo, attraverso questa iniziativa chiamata Circo Mondo, sono riusciti a togliere la strada tanti ragazzi. Dal 5 e 8 gennaio il Circo Sociale Internazionale sbarca a Siena, un grande evento per sensibilizzare sui diritti dell'infanzia e ridurre il fenomeno del disagio giovanile dei bambini per strada. Ci sarà anche una mostra con i progetti di Circo Sociale attivi in Italia e in altri paesi dell'Europa e del mondo, tra cui Argentina, Brasile e Medio Oriente. Tra i vari gruppi c'è il Circo Corsaro tra i ragazzi Rom, con i ragazzi Rom e i ragazzi Scampia Insieme. Circa 100 giovani allievi circensi, ad ognuno il circo ha trasmesso il rispetto delle regole degli altri e del gruppo. Questi ragazzi sono orgogliosi di una vita in cui si sono sempre sentiti come nullità. La scuola lancia un appello, ci rivolgiamo alle istituzioni locali e nazionali, sia pubbliche che private, affinché qualcuno si faccia in avanti per sostenere una preziosa attività sociale di integrazione che rischia di morire. Adesso parliamo del Capodanno, da poco è stato festeggiato il Capodanno e vediamo questa notizia. Capodanno, mezzo miliardo di euro salvato dagli avanzi. Renato. Sì, sono gli avanzi degli italiani rimasti sulle tavole dopo le feste. Gli avanzi per la cucina del giorno dopo.
nelle famiglie italiane che sempre di più hanno preferito imbandire le tavole casalinghe per le feste piuttosto che prenotare nei ristoranti. E quanto afferma la Coldiretti, recuperare il cibo è una scelta che fa bene all'economia e all'ambiente, ma è anche un'occasione per l'intimità familiare, per dedicare un po' più di tempo ai fornelli e agli amici e ai parenti. Questo è il modo come è stato festeggiato, come si festeggia il Capodanno, cercando appunto di attraversare, di gettare le cose dell'anno vecchio e l'anno nuovo, per l'anno nuovo. Vediamo quest'altra iniziativa, la raccolta che tu hai l'abito di Natale, sempre Renato. Ci vuoi parlare? Sì, dal Messaggero e la Repubblica di martedì 3 gennaio sappiamo che dal 7 al 16 gennaio inizia la raccolta gratuita degli abeti di Natale promossa dall'AMA in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Ambientali, il Corpo Forestale dello Stato e il TGR Lazio. È alla sua 7ª edizione, con 11 centri di raccolta AMA dislocati in tutta la città e 128 punti mobili per i rifiuti ingombranti, si dà modo a chi ha scelto di comprare un abete di Natale naturale di compiere un gesto ecocompatibile e di fare un regalo all'ambiente per la riforestazione. Per informazioni il numero verde AMA 800 86 7035, oppure visitate il sito www.amaroma.it. Questa è sempre una bella notizia, la raccolta degli alberi, speriamo che vada bene, che non vengano gettati via. Entriamo nel vivo della puntata, la Befana, secondo la tradizione moderna, una simpatica vecchietta che con su una scopa porta i regali e i doni ai bambini e buoni, mentre porta il carbone a quelli che non lo sono stati. La tradizione popolare invece la vuole, secondo i riti antichissimi, legata alla terra, ai riti agrari, ai riti contadini, rappresentando il passaggio all'anno nuovo. Finite le festività natalizie, con l'arrivo della Befana inizia l'anno solare e termina quello lunare. Adesso vediamo l'Epifania invece, la festa religiosa. Sì, in effetti il 6 gennaio noi celebriamo l'Epifania, che è una festa cristiana celebrata 12 giorni dopo il Natale. È una delle feste massime della Chiesa. Infatti Gesù si manifesta a Dio per la prima volta ai Re Magi venuti per adorarlo e con loro all'intera umanità. Vista la Befana, la festa laica, l'Epifania, la festa religiosa. Adesso vediamo gli appuntamenti per la Befana che si verranno svolti domani. La Befana farà il suo ingresso a San Pietro il 6 gennaio alla testa di un corteo che si ripete ogni anno dal 1985. Ci sarà poi la kermesse di Viva la Befana. L'arrivo in Via della Conciliazione è previsto alle 10.40. La Befana sarà l'ospite d'onore anche al Teatro Mongiovino con l'opera Il sogno della Befana scomparsa. Ci sarà la processione all'Araceli, con il bambino verrà trasportato fino al Campidoglio, accompagnato dalla banda dei vigili. In bicicletta i ciclisti si dirigeranno a Piazza San Pietro con la benedizione del Papa, insieme a cavalli e cavalieri. Continuiamo sempre con la Befana. Adesso diamo la parola a Mario, che presenta Giuseppe. Sì, è qui con noi Giuseppe Pica, ospite del Binario 95, e nella sua vita ha condotto sempre il lavoro da chef. Giuseppe, che piatto ci consigli per la giornata di domani? Intanto buongiorno. Buongiorno. Il piatto mio preferito che potrei fare il giorno della Befana sarebbe i martagliati con l'auricchio e pomodori sammarzano, e c'è anche la preparazione, che è una cosa facile, basta metterli sulla piastra, cuocerli 10 minuti e poi condirli. E poi farci la pasta e metterci l'auricchio sopra, un po' di rughetta e un po' di basilico. Grazie Giuseppe. E, qual è la tradizione dell'Epifania nella tua terra, la Sardegna? La Sardegna ha tante tradizioni, perché siamo 8 paesi che fanno la Befana sempre diversa da uno dall'altro. E la nostra è che da quando sono piccolo, che la Befana è sempre la mamma.
E io questo non l'avevo mai visto, mai conosciuta la Befana. Un giorno che sono arrivato a casa mi dice: il regalo più bello te l'ha fatto la Befana, ma la Befana sono io. Questa per te è stata la scoperta dell'Epifania. Sì. E invece qual è il modo di festeggiare tradizionalmente? Allora, da voi? Ci sono i più grandi che fanno un grande mucchio di legna, di falò così, che la Befana la bruciano, con piena di monete, di oggetti che possono interessare ai bambini, ai ragazzini, ai ragazzi, insomma. E quando il fuoco è tutto terminato, è tutto bello freddo, tutti i ragazzini vanno a cercare in mezzo alla cenere, tutti neri, cercando le monete. Grazie Giuseppe, sei stato molto gentile. E Daniele? Adesso invece la rubrica senza vista parola, detti e ridetti, popolari, la parola a Massimo. Allora, qui ci abbiamo il sonno. Detti e ridetti sulla Befana. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, un sacco sulla spalla, con la scopa tra le gambe. Tu la scorgi che traballa, traballando, traballendi, lascia tutto ai parenti. A carbone ben fornita, di calzette rifinita, nel vestiario un po' sbilenca, quando sta? Ah, e di doni è un po' cazzuzza, fatto questo, fatto quello, poi le vola al ministero, li butta nella cappa e al mattino poi seguente fa contenta tanta gente. È uno. Sempre in termini della Befana ci abbiamo sempre il colui che dice detti e ridetti alla romana. Chi scrive di destra perisce a sinistra, chi legge distratto ripete bislacco, chi udente lo è, sordo lo diventa. Poi il gatto gratta e vince il ratto, voi evade il fisco e fai frode al gatto. Attenzione, il diavolo non fa le pentole e non i coperchi, perché il contenuto bolle e viene a galla, il restante a piena luce s'accorge che è una balla, e il segreto è mani tu, lo fai una volta e non più. Oh, qui c'è sta la gaff. Allora, chi di spada comincia è appena a metà dell'opera. Incauto è lo stormo dal cielo alato, che gira, che te gira, pure quello vi è fregato. Io so zoppo e sono un gamba, giro zoppo e su una gamba, se la gamba poi si cambia, qui lo zoppo che c'è inciampa. È meglio un cane amico, dice il vero, che un vero cane amico. Dilla tutta, dilla breve, ma non esse tanto greve. Al casato vieni estratto sui 90 che hai prescelto, che con l'ambo s'accompagna, gira tutte e due in pompa magna. Come grazie, bello? Massimo. Questa è opera mia e dei Shaker. Grazie. I detti popolari, i detti ridetti di Massimo ci fanno compagnia, ci fanno pensare poco alla crisi, ci mettono in ottimismo e speriamo bene. C'è qualcuno che può commentare queste cose che dice Massimo? Tu Renato, che ne pensi? Ma penso che in questi tempi di crisi una parola allegra, una parola anche bislacca, ci possa distrarre, possa essere di grande aiuto. Non dico per questo che ci debbano essere divertimenti stupidi. Questa è un'occasione per noi per stare insieme, fare un lavoro in armonia, in amicizia, e vi facciamo gli auguri di una buona Epifania e fine delle feste. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao, grazie. Tu Mario, che vuoi dire qualcosa? Sì, io vorrei dire che sarebbe bello, insomma, avere qualcuno, è sempre bello avere qualcuno con cui condividere i giorni di festa, che questo per tutti noi, per i senza fissa dimora in particolare, non sempre è possibile.
A volte c'è qualcuno che si ricorda di noi, altre volte restiamo soli, però Massimo dà sempre una parola di conforto. Grazie. E questo conforto, che questa parola arrivi a voi tutti, con un grande saluto da parte della redazione di Shaker.